Mi chiamo Holger Merkaj e sono alla Sampdoria da 3 anni. Sono nato in Albania, a Valona, sono arrivato in Italia all'età di 8 anni a Torino. Ho giocato un po' a calcio con gli amici lì fino all'età di 10 anni. Poi ho iniziato la squadra del paese, Virtus Alugese, che sarebbe prima categoria, poi dopo 2 anni. Mi sono trasferito agli Orizzonti United, che è una squadra di eccellenza, sempre per divertimento. Poi è arrivata la chiamata della Sampdoria che ero venuto a provare. Sono venuto 2 volte. Quando mi hanno detto che mi volevano, è da lì è partito il sogno, diciamo, che avevo da quando ero bambino. Sono arrivato all'ultimo anno di allievi e i primi mesi, diciamo, sono stati un po' difficili perché passare da dove stavo prima, una società professionistica, ci ho messo un po' anche come ambiente e tutto quanto. All'inizio è stata difficile, poi piano piano mi sono ambientato bene. Abbiamo fatto il primo anno con Mister Pedone, è andata bene, siamo arrivati ai playoff, abbiamo perso con l'Atalanta qua in casa 2-1. Poi il salto di qualità dagli allievi in primavera anche è stato bello perché primavera è bellissimo. Sono più una seconda punta, anche adottato anche esterno. Ormai ho imparato a giocare anche là, però mi definisco più una seconda punta. Mi piace anche andare nei spazi, in profondità, mi piace molto giocare, sì, da seconda punta. Qua mi sono ambientato benissimo, è 3 anni ormai che sono qua, quindi posso dire che è anche una famiglia ormai. Stavamo al Flora tutti insieme, poi adesso siamo agli appartamenti, siamo sempre là 24 ore su 24 insieme, poi ci vediamo sempre al campo, praticamente tutti i giorni siamo sempre insieme alla fine, quindi è una famiglia ormai. È successo tutto al derby verso la fine del primo tempo su un'azione che era andato sul fondo, volevo metterla in mezzo e ho messo male il piede. Da là è partito tutto. Non pensavo poteva essere così grave perché sono pure rientrato in campo 5 minuti. Però dopo ho chiesto il cambio e vedevo che c'era qualcosa che non andava. Il primo mese è stato brutto perché quando ti dicono è crociato, devi stare 6 mesi fermo, non si sa i tempi, è brutto perché mentalmente ti distrugge. Il primo mese è quello più duro, poi inizi a lavorare tutto quanto e pensi di rientrare il prima possibile, ovviamente, per aiutare anche la squadra. Adesso sono passati quasi 2 mesi, ho iniziato un po' a corricchiare in campo. E sto lavorando tanto in palestra per prendere il tono muscolare. Spero di accorciare i tempi, ecco, di rientrare prima della fine della stagione. Con Rei Manai è partito tutto subito. Siamo arrivati lo stesso giorno all'hotel Flora, e ci hanno messo subito il giorno stesso insieme in camera. Quindi è partito subito da là, abbiamo iniziato a uscire insieme. Stavamo sempre insieme, quindi siamo come fratelli. Anche oggi ci sentiamo sempre, chiedo sempre come va, tutto quanto. Ci sentiamo sempre, ecco. Vederlo giocare con me 2 anni fa negli allievi, vederlo con la maglia dell'Inter Serie A, ecco, è una bella emozione, mi ha fatto molto piacere. Secondo me potrà fare molto bene in Serie A, ha delle grandi qualità sia fisiche che pure tecniche, quindi potrà fare molto bene, secondo me sì, è un grande giocatore. Da albanese è una grande emozione, ci siamo qualificati per la prima volta negli europei, per il nostro popolo è una grande emozione, tutti sono emozionati, felici per la prima volta, è una cosa straordinaria. Poi è partito tutto da quando è arrivato Mister De Biasi alla fine, che è italiano e da là è partito tutto. L'obiettivo di Holger Merkaj primo è rientrare, spero prima della fine della stagione, anche per fare partite, speriamo di arrivare ai playoff, quello sì, che è l'obiettivo di tutti quanti, della squadra, siamo tutti uniti. Il mio primo obiettivo è quello, poi si vedrà, non so a fine della stagione cosa succederà, però spero di rientrare. Il sogno dal primo giorno che sono arrivato qua, di magari indossare la maglia della prima squadra.